Ed eccoci qua, siamo ad Acerre, precisamente in Corso Vittorio Emanuele, una via che come potete vedere è trafficatissima e dove ci sono una serie di attività commerciali importanti. Lo scopo del nostro servizio oggi è quello di capire in che modo gli esercenti della zona del territorio acerrano hanno reagito alla crisi economica che ormai da moltissimi anni ha investito tutta l'Italia e con una maggiore eco soprattutto qui al sud. Vai con le immagini e le interviste. Siamo in un negozio di abbigliamento e chiediamo al signor Giovanni come ha risposto la sua attività a quella che è stata la crisi economica che purtroppo da 18 anni ha colpito l'Italia e in maggior misura proprio il sud. Sì, è prettamente Acerra perché siamo in una fase molto calante per quanto riguarda le attività commerciali, specialmente nel settore dell'abbigliamento. È dovuto a varie cose, per quanto riguarda una prima cosa particolare, i parcheggi che stanno fuori, che hanno fatto da poco, e noi già stavamo in una crisi diciamo poco benevole e poi si è messo pure questo problema dei parcheggi, tra cui hanno fatto il parcheggio proprio davanti a una striscia di negozi che funzionano in questa zona della via Annunziata. Quindi lei mi sta dicendo che oltre alla crisi che già chiaramente incombe e limita la vostra attività, quindi l'esercizio della vostra attività, ci sono state una serie di situazioni che hanno ostacolato maggiormente l'economia locale. Figuratevi che tutto il centro storico di Acerra è morto, cioè non c'è niente più, tutti morti, cioè, è un cimitero e abbiamo fatto pure una rivolta a tutti i commercianti del centro storico di Acerra, abbiamo messo i lumini, quelli là del cimitero, nelle strade di Acerra proprio per far vedere all'amministrazione comunale che questo non va, questa situazione così scellerata. Quindi voi avete fatto delle richieste ben specifiche all'amministrazione locale? Sì, noi abbiamo fatto pure gli scioperi, cose, ma loro se ne sono fregati. Cioè. Ma per testimoniare che cosa? Per denunciare cosa? Per denunciare questa situazione che si è verificata e si verificherà sempre in peggio. Perché qua stanno chiudendo tutti i negozi nel centro storico. Gli unici siamo noi, a Piazza Duomo ci sta solo Pagliare e basta, poi il resto. Ma voi quali richieste avete fatto? Se ci sono state delle richieste che voi avete porto all'amministrazione comunale? E noi tempo fa abbiamo fatto queste richieste di fare dei nuovi parcheggi anche di là, di ampliare un po', oppure di fare qualche parcheggio, diciamo quelli là con i piani, tipo palazzo, i palazzi di cemento, di fare qualche... cioè di venirci incontro, no, se niente proprio. Cioè, quindi non c'è stata alcuna risposta da parte dell'amministrazione comunale a quelle che sono state le vostre legittime richieste? Ora voglio dire, Acerra è un paese dormitorio, qua non c'è l'economia, ormai è morta, non c'è niente. Lei quanto ritiene che abbiano influito l'apertura dei centri commerciali nelle zone limitrofe, Acerra, insomma Fragola, i vari centri, sulla vostra economia, quindi sul vostro settore? Moltissimo, moltissimo. Questa è stata proprio la mazzata finale di questi centri commerciali. Ci hanno proprio distrutto, perché io prima mi ricordo negli anni 90, prima che facevano questi centri commerciali, ma io vendevo andavo bene, vi dico la verità. Adesso si sopravvive. Sì, ma andiamo proprio giusto giusto, proprio perché qua il negozio, diciamo, non becchiamo il pigione, è ancora vecchio di mio padre che l'ha comprato e ancora riusciamo a resistere perché siamo anche storici come nome, però purtroppo la realtà è questa qua.
Siamo con il signor Giuseppe, che è titolare di questa piccola salumeria, al quale chiaramente voglio fare la stessa domanda. La crisi economica da 18 anni a questa parte, che ha investito l'Italia e soprattutto il sud, quanto ha influito sulla vostra attività, la piccola attività? La piccola attività è, insomma, piano piano, non dico sta morendo, ma insomma siamo quasi, insomma, siamo stati duri quelli che hanno mantenuto in vita una partita IVA che, insomma, le tasse sono sempre le stesse, anche se, insomma, è andato calando il reddito nostro, le tasse continuano ad essere, insomma, quelle che sono. Poi i grandi centri ci stanno, insomma, mangiando come gli squali mangiano i pesci piccoli. Quindi, insomma, sono tante piccole cose, la liberalizzazione, che, insomma, la domenica stanno tutti aperti, quindi la gente non si crea più il problema del sabato come prima, perché la domenica stanno tutti quanti aperti, quindi questo induce anche voi, chiaramente, per poter battere la concorrenza, a dover rimanere aperti, perché altrimenti... Noi piccoli prima, insomma, col sabato, insomma, era la nostra forza, il sabato. Oggi è diventato un giorno qualsiasi, perché la domenica tutti i centri commerciali aperti, stanno tutti aperti, quindi, insomma, noi piano piano stiamo morendo, piano piano. Quindi io a questo punto farei anche un appello importante, no? Soprattutto per salvaguardare quelle che sono le attività locali, di acquistare nelle piccole salumerie, nelle piccole botteghe, nei piccoli esercizi commerciali, perché creare profitto, cercare di salvaguardare l'economia locale, vuol dire creare benessere collettivo e generale. Sante parole, sì, sì. Sicuramente, oltre a quelli che sono i problemi legati proprio all'attività, alla crisi, all'apertura dei centri commerciali, sicuramente il luogo in cui è ubicato la vostra bottega, la vostra salumeria, non credo che vi avvantaggi, ma perché noto che non c'è possibilità neanche di parcheggiare qui fuori. Sì, bisogna parcheggiare un po' più lontano da qui, venire comunque a piedi. Noi lavoriamo la maggior parte con la gente che abita nei dintorni, gente di passaggio, difficile che si può fermare. Non lo so, il sindaco so che sta provvedendo a questo. A creare dei parcheggi un po' più ampi. Brava, a mettere un po' anche strisce blu, però con una tariffa minore che uno può... Vogliamo ricordare quanto costa parcheggiare la macchina all'ora qui? Fino a poco tempo fa ci volevano 2 euro l'ora. Ora, con le proteste dei cittadini, so che stanno cambiando pure le tariffe, i parcometri, stanno cercando di fare delle soste veloci. Spero, insomma, nella buona volontà del sindaco e della giunta, insomma, che ci aiutino anche loro. Siamo in una pizzeria qui, sempre sul corso Vittorio Emanuele, una pizzeria che potremmo definire storica. Nonostante questo, la pizzeria chiuderà i battenti. Perché? Perché cerchiamo un paese dove ci ospita, dove ci sia vivibilità, viabilità e soprattutto una mano da parte di chi gestisce, diciamo, il comune e tutto il paese. Purtroppo qui siamo stati penalizzati tantissimo da una pista ciclabile fatta da, non so da chi è stato questo scienziato, perché ha creato una pista ciclabile, ma non ha creato un parcheggio internamente o esternamente a noi. Comunque non ha fatto altro che buttare il commercio, chiudere un corso che è bellissimo, il corso Vittorio Emanuele. Pensa che qui nel 59 questo quartiere qua, quando è nato, si chiamava Foraport, perché tutta la campagna, tutta, quando arrivavo qui c'era un portone, dopo quel portone c'era il commercio campano, cioè il sindaco di Acerra è stato capace di chiuderla definitivamente, è una cosa pazzesca questa. Però a questo punto tu hai parlato della pista ciclabile, ma in corso d'opera, perché non avete protestato? O,
immagino che l'abbiate fatto, probabilmente le proteste non sono state molto incisive. Allora io non ero qui, cioè io giro il mondo, qui ci sono pochissimo ormai perché sto facendo attività all'estero, faccio consulenze all'estero, faccio un lavoro che a me mi piace tantissimo. Però la pizzeria... Diciamola questa cosa, però è giusto, tu hai accennato al fatto che tu faccia consulenze, ma questo perché? Perché tu sei campione del mondo. Sì, della pizza STG, specialità tradizionale garantita, è una pizza che è certificata dalla Comunità Europea, diciamo è l'unico prodotto certificato che abbiamo in Italia, ci vogliono dei requisiti molto importanti per diventarlo, non è come i campionati che fanno gli altri, però comunque alla fine va bene così perché mi piace, lo faccio per passione e questo ti porta ad arrivare a questi, diciamo, successi. Però perdonami, com'è possibile che un campione che dovrebbe essere veramente il fiore all'occhiello di una cittadina, quella cerrana, motivo di orgoglio per noi, chiude la propria attività in un territorio dove da generazioni state investendo? Infatti chiudo qui e di sicuro aprirò a Pomigliano, dove c'è molta più viabilità, c'è molta più vivibilità, non c'è un parcheggio di 2 euro, anzi adesso ce l'hanno abbassato a 30 centesimi, però dopo un'ora, 1 euro e 20, in poche parole, hanno ribaltato quello che era prima, i primi 20 minuti, 20 centesimi, adesso hanno portato, comunque sempre 2 euro si paga allora, tra prima e adesso non è cambiato nulla. Cioè questo meccanismo qua volevo tenerti a spiegare, e poi comunque ho detto alla fine, tu puoi guardare qui, facciamo una cosa, stasera puoi venire qui alle 8.35, 9 meno un quarto, quando ci sarà, cioè c'è il movimento della cena proprio, dove la popolazione può andare a fare le pizze, vieni qui, io ti faccio mettere con la telecamera e partirai da qui verso via Roma, e da qui verso il passaggio di Benevento ci saranno sì e no 3 macchine, punto, basta. Ormai Acerra è diventata una città quasi deserta, tra virgolette, morta come commercio. Non ci posso fare nulla. Mi sposto proprio perché io devo vivere, ho 10 dipendenti, devono essere pagati. Allora non è molto semplice andare avanti così. Io sono del parere che quando c'è un'amministrazione comunale deve lavorare per il bene del paese, cioè deve lavorare per portare commercio, deve lavorare per portare gente in mezzo alle strade, cioè qui non si fa niente, nel senso che chi è l'assessore alla produttività, chi è questo assessore alla viabilità, cioè abbiamo, ti faccio un esempio, no? Quando tu hai detto il fatto della pista ciclabile è nato un comitato, cioè questi qua che fanno... Sì, sì, infatti io pensavo che anche tu facessi parte dell'associazione, ti fossi anche tu da questa associazione a difesa proprio, a tutela dei diritti dei commercianti, perché so che molti commercianti si sono proprio costituiti in questa associazione. Allora, io non mi sono costituito perché in primis io non parteggio con nessuno, questa è la prima cosa. Se sono un presidente non mi prendo il contentino, o del sindaco, o del vice, o dell'assessore, o di tutti quanti. Ti assumi la responsabilità di quello che stai dicendo, immagino. Il problema non ce l'ho perché è un'associazione, non so nemmeno chi sia il presidente, non faccio nemmeno i nomi, sto parlando in generale. E poi non ho detto che sto parlando dell'associazione di Acerra o di Napoli, ho detto se sei un presidente uno deve essere del principio. Comunque alla fine il problema non è assumersi le responsabilità, il problema è far ripartire questo paese, perché fra 2 anni qui, a parte me, ma penso che parecchie persone andranno via. Siamo sempre su Corso Vittorio Emanuele, in un negozio di elettricità, e sono con il signor Telesco, responsabile di questa filiale. Come va prima di tutto questa attività, che poi è un'attività che è nata da poco? Questa attività è nata da 4-5 mesi. È chiaro che al momento è in fase di fase embrionale, di costruzione, quindi al momento, nonostante le difficoltà, cerchiamo di portarla, insomma, a un livello abbastanza alto. Però nel nostro piccolo cerchiamo di riuscirci. Le difficoltà che chiaramente sono legate anche un poco a quella che è stata la crisi economica, immagino. Sicuramente legate alla crisi economica contingente, al momento che non è favorevole per quanto riguarda l'edilizia e per tanti altri fattori. Noi abbiamo anche raccolto un po' quelle che sono state le testimonianze da parte degli esercenti, titolari di attività commerciali proprio su questa zona del territorio di Acerra, e molti hanno lamentato il problema della pista ciclabile che è stato un deterrente. Lei ha avuto la stessa difficoltà? Ma la difficoltà che maggiormente voi avvertite dipende soltanto dalla sosta, oppure è anche un problema legato proprio all'attività, all'esercizio della vostra attività nel momento in cui avete bisogno di scaricare merci? Perché io so che ci sono stati grossi problemi anche legati a questo. Io per 25 anni ho svolto un'attività in proprio,
tolto l'ultimo periodo che per problemi familiari l'attività è rimasta chiusa, però gli ultimi mesi di vita della ditta mia Elettra, la difficoltà c'era, perché un'attività come la mia, come le ferramenta eccetera, hanno necessità di avere uno stallo per il carico scarico merci. Se questo non c'è, tutti i prodotti voluminosi noi non abbiamo necessità, non abbiamo la possibilità di poterli far scaricare. Ad esempio qua siamo stati costretti a trovare un locale con un parcheggio interno, ma se fossi stato sulla strada diversamente non avrei potuto ricevere il materiale. Questo è il problema, io l'ho risolto, ma penso che le altre attività il problema ce l'abbiano del serio. E questo è il motivo per il quale mi sta forse sottintendendo che alcune attività hanno chiuso? Beh, suppongo di sì, non so con la certezza dei fatti, può darsi che sia anche per la crisi contingente, perché siamo stati aggrediti dai centri commerciali, però di sicuro posso dire che se un'attività, che posso dire, un negozio tipo il nostro, se arriva un camion da scaricare tubo o cordina, noi non possiamo fare grossi tratti di strada per poterlo scaricare, soprattutto un camion non ha la possibilità di potersi fermare. Abbiamo raccolto quelle che sono state per lo più le maggiori lamentele da parte dei commercianti che si trovano proprio sul corso Vittorio Emanuele, e che dire, speriamo che questa attività vada bene avanti, incrociamo le dita, e che tutte le attività che sono ancora presenti sul corso Vittorio Emanuele possano ritornare a crescere. E chiaramente a risentire del problema della pista ciclabile, delle aree di sosta, non sono soltanto gli esercenti ma anche i consumatori. Buongiorno a tutti, mi chiamo Antonio Petrella e sono cittadino acerrano. Qui è stata creata una pista ciclabile che ha sottratto il 50% delle soste auto di tutto il corso. Questo cosa significa? Significa che io avrei dovuto avere, per usufruire di una pista ciclabile, però avrei dovuto avere la bicicletta, ma da c'era non ci sono biciclette. In questo momento, se guardiamo la pista, non c'è neanche una sola bicicletta che sta circolando sulla pista, eppure a questo è l'orario di punta per le spese. Poi tra l'altro fa anche caldo, quindi sarebbe anche piacevole utilizzare la bicicletta. E non piove, non fa freddo, sarebbe stato il mezzo ideale per camminare sulla pista, e proprio nei momenti di maggiore preferenza non c'è nessuna bicicletta sulla pista. Però a parte questo, prima dicevo, ha tolto il 50% di parcheggi per le auto. Questo significa che è un danno ai commercianti, perché io per fare una spesa con una macchina devo andare a mettere la macchina chissà dove, perché riducendo questo 50% si sono ridotte le possibilità di trovare un posto auto anche nei paraggi, per cui chissà dove devo arrivare per trovare un posto auto, e questo è un danno acclarato per i commercianti. Per i commercianti, per i consumatori, e poi noi dobbiamo anche sottolineare una cosa importante, che il benessere collettivo, il benessere generale, sociale, nasce dal benessere economico. Quando viene a mancare quello, è chiaro che poi tutti gli altri settori ne vengono a soffrire. Esatto. L'altro aspetto collegato a questi due che abbiamo trattato, costo e utilizzo della pista, ci sono i parcheggi periferici. Ad Acerra non c'è un parcheggio auto periferico che sarebbe potuto servire per posare la macchina per chiunque o viene da fuori o viene da posti un po' più lontani dal centro abitato, avrebbe potuto sostare l'auto lì, ma in presenza di che cosa? Di un collegamento di navette da quell'ipotetico parcheggio che non c'è, per andare al centro anche a piedi, per portare alla pista della spesa e non fare tanti chilometri per un posto auto che trova lontano o che si scoraggia a venire a fare la spesa ad Acerra nel centro urbano, mentre in alternativa va ai centri commerciali periferici. E questa è una cosa della quale già abbiamo discusso con i commercianti del luogo. Bene, quindi noi sicuramente porteremo avanti anche all'attenzione dell'amministrazione comunale quelle che sono le vostre dimostranze come consumatori e chiaramente anche quelle da parte degli esercenti. L'ultima, perché questo sindaco qualsiasi cosa sociale che deve realizzare non coinvolge mai, e dico mai, i cittadini di Acerra?
Questa è una domanda che porremo proprio al nostro signor sindaco. Va bene? Grazie, grazie, arrivederci a tutti. Grazie a voi. Ed eccoci qua in compagnia del presidente dell'associazione a tutela dei diritti dei commercianti, che è un'associazione che chiaramente si è voluta costituire proprio per dare voce ai commercianti di Corso Vittorio Emanuele. Sono con il presidente Massimo De Rosa. De Rosa. Allora, la nostra associazione si chiama Comitato Commercianti in Rete, nasce dietro spinta chiaramente dei commercianti di Corso Vittorio Emanuele, dove si era formato diciamo un gruppo di commercianti che contestavano nel momento in cui è stata creata la pista ciclabile questa opera. Allora, ci sono delle precisazioni sicuramente da fare. Dopo chiaramente questa impostazione che noi abbiamo contestato inizialmente per la questione della ciclabile, che sicuramente nelle settimane iniziali, nei primi mesi, ha procurato indubbiamente una problematica di parcheggio, perché è un corso principale dove diciamo sono organizzati diversi punti vendita, quindi diversi negozi. Gli stessi insomma esercenti hanno avuto la problematica da parte dei loro clienti di trovare giustamente posto per effettuare insomma i loro acquisti, ma non solo, chiaramente su quella zona ci sono abitazioni private, ci sono sicuramente studi medici, ci sono insomma diverse attività. Noi ci siamo costituiti affinché dessimo voce non solo chiaramente al Corso del Terreno Novelle, ma a tutti i commercianti di Acerra, perché mancava da tempo, dopo che l'Ascom per tanti anni ha lavorato bene, benissimo su Acerra e ha, diciamo, ha smesso da qualche anno la propria attività, di ricostruire un gruppo che specifico in rete per mettere insieme tutte le informazioni e tutte le notizie che noi potessimo raccogliere e potessimo poi trasmettere all'amministrazione, perché c'era stato effettivamente un cortocircuito tra i commercianti e l'amministrazione, non arrivavano insomma informazioni da una parte e dall'altra. In questo caso noi ci siamo messi subito al lavoro, abbiamo subito chiesto prima per la questione proprio della ciclabile un'alternativa che potesse sopperire alla mancanza di parcheggio, l'abbiamo ottenuto dopo qualche tempo, abbiamo ottenuto l'apertura del parcheggio della costruenda piscina di Via Clanio, dove c'era uno spazio al momento chiuso che poteva essere sfruttato e che dietro al nostro invito, con un grosso impegno da parte dell'amministrazione di Lettieri, del sindaco Lettieri, ci ha messo a disposizione addirittura a costo zero, quindi gratuitamente. Dobbiamo però purtroppo sottolineare che dopo questa apertura di questo parcheggio, con tutto insomma la possibilità di poter andare a trovare uno spazio utile e libero, c'è stata poca affluenza da parte dei cittadini. Quindi questo è un problema probabilmente culturale da parte di chi ancora oggi pensa di poter uscire quando necessario chiaramente in macchina e non trovare parcheggio vicino in prossimità del proprio punto vendita dove si sta recando. Quindi a poche centinaia di metri c'è un parcheggio libero tutti i giorni, 7 giorni su 7, dalle 8 di mattina alle 20:30 di sera, quindi in orari di negozi tranquilli, dove chiunque può andare e può parcheggiare la propria auto, ripeto, a costo gratuito. Quindi diciamo saltando anche la problematica della striscia blu, che può essere chiaramente un costo che può sostenere insomma il cittadino che sta andando insomma a fare il proprio acquisto. Quindi diciamo che da una parte sicuramente l'inizio è stato un po' complicato, perché ripeto non c'è stata una comunicazione tempestiva di quello che il giorno dopo l'apertura chiaramente di questa città poteva succedere, però ci siamo messi al lavoro e abbiamo fatto insomma questi nostri primi passi. Successivamente sulla questione parcheggio e striscia blu, anche là è stato fatto un buon lavoro. Noi abbiamo addirittura noi stessi promosso una tariffa che fosse abbastanza alta, anzi più alta della media, perché proprio su quella zona e su tutta Acerra soprattutto
c'era la brutta abitudine di parcheggiare per giornate intere senza usare il grattino, senza avere giustamente l'accortezza di fare praticamente la pavettità e spostare la macchina, quindi questa si ritorceva contro i commercianti perché i parcheggi non erano mai liberi e quindi l'amministrazione ha messo questa tariffa sicuramente molto alta di 2 euro per un periodo abbastanza lungo, dove con la tariffa alta e con un intervento da parte dei vigili urbani sicuramente sono stati creati, io sono commerciante, anch'io ho avuto la difficoltà di persone che chiaramente con le multe che arrivavano perché c'è stato un controllo più attivo, con la questione della tariffa alta, comunque a un certo punto il parcheggio è cominciato a ruotare, cioè le macchine ruotavano, c'era più possibilità di trovare posto e quindi alla fine il vantaggio è arrivato. Dopodiché sicuramente resoci conto di questa tariffa troppo alta, siamo passati alla seconda fase sempre con l'amministrazione. In questo momento, queste settimane, addirittura sulle strisce blu c'è stata la sospensione della tariffa. Successivamente partirà una tariffa molto conveniente e molto agevolata di un centesimo al minuto. Addirittura chiunque insomma voglia parcheggiare per qualsiasi motivo, ripeto, non solo per attività commerciale, ma in qualsiasi posto voglia andare, può pagare con il parcometro, con i nuovi parcometri che sono stati installati qualche settimana fa, direttamente da un'applicazione che può scaricare dal telefono, semplicemente con le monetine, semplicemente inserendo il proprio numero di targa. Se uno sosta 10 minuti paga 10 centesimi, se uno sosta 30 minuti paga 30 centesimi, addirittura per un'ora 60 centesimi. Quindi siamo anche al di sotto a questo punto, non più della tariffa troppo alta che prima, della tariffa media della, insomma, delle zone in cui noi insomma viviamo. Quindi diciamo che il lavoro del comitato è questo qua e vuole essere questo qua, quello di dare vantaggio ai cittadini in primis, ai commercianti e tutti quelli che vivono nella nostra città. Noi ci stiamo anche muovendo per la promozione chiaramente di tutte le attività, abbiamo in progetto nel periodo di natalizio delle attività che possono chiaramente riguardare il Natale. Ci stiamo muovendo affinché diciamo tutti possano partecipare. Chiediamo da parte chiaramente dei nostri associati e di non associati di essere anche un attimo un po' più presenti, un po' più attivi e anche un po' più ottimisti, perché la problematica non può essere diciamo sottolineata e relativa semplicemente al problema di parcheggiare o non parcheggiare l'auto. Oggi diciamo le attività sono cambiate, si promuovono in altro modo, c'è una mobilità diversa, c'è la possibilità insomma di portare persone in strada, di farle arrivare chiaramente nei negozi non per forza in auto, ma anche insomma a piedi o con la bici o in altri modi. Insomma, quindi diciamo dobbiamo un attimo renderci conto che qualcosa è cambiato e dobbiamo partecipare affinché questo possa andare avanti. Il problema però, adesso la domanda mi sorge spontanea, è che questo nuovo modo anche di consumare, se vogliamo definire così, non è recepito chiaramente dai commercianti che sono lì, dai piccoli esercenti che sono lì da tantissimo tempo, che hanno le loro abitudini, e quindi chiaramente tutto questo va a cozzare con una mentalità che ormai è radicata e che è difficile anche da cambiare. Quindi a me sorprende quello che voi state appena dicendo, perché le lamentele che io ho raccolto sono veramente forti, sono veramente importanti, soprattutto lì dove ci sono degli esercenti, anche anziani, che hanno sempre mantenuto un'attività in un certo modo e che hanno proprio la difficoltà a cambiare proprio modo di vedere le cose. Quindi è un venire incontro a quelle che sono le nuove esigenze, o è un chiudere completamente la possibilità anche a queste persone di mantenere la propria attività nella maniera in cui conoscono? Allora, noi chiaramente non vogliamo lasciare indietro nessuno e speriamo che nessuno rimanga indietro. Io sono in attività da più di 23 anni, non sono un novellino chiaramente, e diciamo il commercio è cambiato, ma soprattutto la città è cambiata. In questi ultimi anni è cambiata velocemente. È cambiato velocemente, significa che in questa città si stanno facendo dei lavori strutturali molto importanti,
si stanno rivoluzionando piazze, rivoluzionando corsi, e diciamo la cosa che io indicherei a chi ha attività, diciamo, in queste zone, soprattutto che si stanno rivalutando, è di approfittare affinché le proprie attività si mettano al passo con tutta la città. Se sul corso Vittorio Emanuele o prossimamente sul corso Italia ci saranno lavori strutturali dove il corso sarà più bello, più fruibile, più, diciamo, attrattivo dal punto di vista commerciale, vuol dire che anche le attività in questo caso in qualche modo si dovrebbero mettere al passo, dovrebbero cambiare look, dovrebbero cambiare anche probabilmente modo di gestire la propria attività, perché noi siamo in un mondo nuovo, siamo nel mondo dell'online, siamo nel mondo dell'acquisto veloce, siamo nel mondo del prodotto, chiamiamolo fast. Quindi dobbiamo sicuramente sforzarci, sacrificandoci, perché il nostro purtroppo è un lavoro di sacrificio, metterci, ripeto, al passo con il cambiamento che sta facendo tutta la città. Quindi io ripeto, il lavoro che si deve fare è un lavoro comune, un lavoro di collegamento tra quello che è il proprio indirizzo, la propria attività, e quello che la città chiaramente ci sta rispondendo e sta creando, diciamo, nuove opportunità. Quindi bisogna sfruttare queste opportunità. Poi chiaramente per chi ha la difficoltà oggettiva cambiare non indirizzo, ripeto, qua non si sta parlando, cioè io nasco come un commerciante di abbigliamento, di articoli sportivi, sicuramente domani mattina non mi potrò mettere a fare un altro lavoro, non potrò essere un ristoratore, potrò essere, diciamo, un commerciante di altro settore. Io chiaramente negli anni ho sempre cercato di stare un passettino avanti, come tanti come me ci stanno riuscendo e l'hanno fatto, e cercano sicuramente di portare avanti l'attività con le difficoltà, ripeto, oggettive che oggi ci sono. Quindi a me, devo dire la verità, sono piuttosto rammaricata, ma semplicemente perché mi dispiace pensare che gli esercenti che sono soprattutto zona Annunziata, in via Annunziata, le piccole botteghe, i piccoli salumieri che hanno sempre vissuto e hanno sempre praticato la propria attività, debbano, perché sono schiacciati da una nuova mentalità, un nuovo modo di, anche un nuovo tipo di economia sicuramente, e questo a me da cittadina acerrana, devo dire la verità, che ha sempre amato la piccola salumeria, ha sempre amato anche chiacchierare con il salumiere, con il macellaio, tutto questo purtroppo, perché dobbiamo correre verso nuovi orizzonti, nuovi tempi, a me fa male, a me devo dire la verità, fa male pensare che il piccolo salumiere che ho sempre conosciuto oggi debba chiudere, perché altrimenti, perché non riesce ad andare al passo con i tempi e la concorrenza purtroppo schiaccia. Io vorrei che l'amministrazione comunale, se fossi visto che questo è anche un paese culturale, un paese tradizionale, cercasse di mantenere invece queste piccole attività piuttosto che dire e piuttosto che pensare cerchiamo di allinearci con i tempi. Devo essere sincera, e questa è una mia opinione personale. Ed eccomi qui in compagnia di un consumatore, un cittadino acerrano, quindi lei di consuetudine spende nei negozi che sono qui ad Acerra. Sono affezionato al commercio classico, diciamo, questo rapporto umano con il commerciante che può essere, ci può dare anche dei consigli per quanto riguarda la freschezza dei prodotti e la filiera del prodotto, dicendo guarda questo prodotto io lo compro là, sono sicuro che la linea del freddo non viene interrotta, e quindi sì. Però io vorrei fare una domanda specifica. Considerando quella che è stata la crisi economica che purtroppo ha colpito l'Italia intera, in particolar modo i piccoli esercizi commerciali del sud, e quindi parliamo adesso di Acerra, lei ritiene che questa crisi sia stata superata o che ci siano dei deterrenti ad Acerra che ostacolano proprio lo sviluppo o la ripresa dell'attività commerciale locale dei piccoli commercianti? Io mi riferisco ai piccoli commercianti. Io guardi, sono fermamente convinto che per fare il commercio ci vuole anche una base culturale di
di capire come va. Certamente Acerra, con questa, con questo strapotere della grossa distribuzione, hanno avuto dei colpi di perdita, perché ci riferiamo chiaramente all'apertura dei centri commerciali. Sì, certamente, cioè da un lato è stato un beneficio che ha istratato nel bene, la gente ha fatto capire alla gente cosa vuole, cioè la igienicità del prodotto, la conservazione, cioè la famosa linea del freddo, che nel campo commerciale è importante. E quindi io sono un po' cattivo, perché io ho un po' girato l'Interland, ma Acerra è rimasta un po' al palo, nel senso che anche il commerciante doveva specializzarsi, creare qualche negozio di nicchia, tipo cremeria, charcuterie, questi prodotti di nicchia, però a un costo anche non elevato, perché diciamo, per l'amor di Dio, noi commercianti a volte peccano anche di venalità, il dio denaro, si fanno prendere. E quindi Acerra io la vedo proprio che, poi secondo me anche il comune potrebbe fare dei corsi di marketing, di merchandising del prodotto, questo manca ad Acerra. Quindi noi abbiamo bisogno di innovazione. Una luce dietro, dopo il tunnel. E noi chiaramente ci auspichiamo che questo accada anche ad Acerra: dopo il tunnel, dopo il buio, ci sarà sicuramente la luce. Noi speriamo che la luce ci sia per i commercianti, per la piccola imprenditoria. E sono in compagnia del capogruppo del Partito Democratico, l'avvocato Paola Montesarchio, consigliere comunale, alla quale faccio subito questa domanda. Noi abbiamo accolto le proteste da parte degli esercenti su Corso Vittorio Emanuele, ma non solo, anche in Via Annunziata, che hanno lamentato una serie di cose, hanno protestato, e anche in maniera molto concreta, con varie manifestazioni. Sulla base di quelle che sono state anche le lamentele e le richieste da parte degli esercenti, l'amministrazione comunale, ma soprattutto il Partito Democratico, come ha risposto? Beh, innanzitutto buongiorno e anche grazie per questa intervista, perché è ora che la questione commercio ritorni un po' alla ribalta, perché dopo tanto tempo, insomma, se ne è parlato per un periodo di tempo, poi tutto mi pare un po' stupito. Allora, riguardo la questione commercio, il Partito Democratico è da anni che sostiene determinate questioni, ma soprattutto una rivitalizzazione del centro storico, di quella che è l'attività commerciale. Già 3-4 anni fa presentammo un documento per il rilancio delle attività commerciali in Piazza Castello, quindi nel centro storico, attraverso una proposta che era quella degli sgravi fiscali ai commercianti, affinché anche giovani imprenditori potessero investire nel centro storico e quindi rivitalizzarlo, perché credo che questa sia l'unica possibilità che abbiamo per riattivare un po' un indotto che negli ultimi anni, anche a causa della crisi, che è stata una crisi nazionale, ha inciso moltissimo sull'economia acerrana. Per quanto riguarda invece la zona del Corso Vittorio Emanuele, lì c'è stato un impasse dovuto dall'innesto della pista ciclabile. Noi abbiamo criticato innanzitutto un'assenza di un progetto integrato per quanto riguarda la mobilità sostenibile, per quanto riguarda perché va bene, cioè io non sono mai stata contraria alle piste ciclabili, anzi se ne facciano il più possibile, ma ovviamente doveva essere questa la ciliegina sulla torta. Quindi se non si prevedono parcheggi, se non si prevede una navetta cittadina, questa è stata una battaglia del Partito Democratico, che possa collegare, intanto consentire alle persone, ai cittadini, di non utilizzare l'autovettura, quindi con un grande anche incidendo notevolmente su quello che è l'inquinamento ambientale di questo paese, questo è un altro tema che mi auguro toccheremo al più presto. Ma consentire anche un collegamento, un raccordo con le periferie, altro problema di questo paese, completamente abbandonate. E quindi
in assenza di parcheggi, aumentare le tariffe di sosta, inserire la pista ciclabile significa paralizzare totalmente l'attività commerciale, come è stato infatti nel periodo in cui ci sono stati lavori che hanno interessato il Corso Vittorio Emanuele. Devo dire, e di questo diciamo ne vado fiera e lo rivendico, che una parte di queste proposte, anche se in maniera velata, sono state accolte dall'amministrazione. È stata fatta la delibera per quanto riguarda gli incentivi fiscali al commercio. La questione delle tariffe, abbiamo insistito perché abbiamo verificato che le strisce blu erano in misura superiore rispetto a quelle a titolo gratuito, c'era un'assenza di stalli per i disabili e soprattutto, e approfitto di questa intervista per ricordare all'amministrazione comunale la necessità degli stalli rosa, cioè per le donne in stato di gravidanza, che sono scomparse in questa città. Quindi bene che ci sia adesso una rimodulazione dei parchimetri, quindi con tariffa ridotta, e questo diciamo anche un'altra cosa che rivendichiamo. Un'attenzione particolare però vorrei che ci fosse per quanto riguarda i disabili e per quanto riguarda le donne. Per il commercio, diciamo, credo che siano necessarie adesso tutta un'altra serie di attività, a prescindere da parcheggi, piste ciclabili, eccetera, e questo spetta anche ai commercianti. Io un appello voglio farlo anche a loro affinché si organizzano in comitati seri, in associazioni, che lavorino, che organizzino, che mettano un attimino, che rivitalizzino il commercio. Cioè, credo che in questo momento ognuno debba fare la propria parte. Noi come opposizione, come Partito Democratico, abbiamo da sempre l'idea di un'opposizione propositiva. Se queste proposte vengono accolte anche favorevolmente dall'amministrazione e c'è una collaborazione da parte dei commercianti, ovviamente mi sento serena di aver svolto il mio ruolo nel migliore dei modi. Io immagino che si possa realizzare tra il centro storico, quindi Piazza Castello, e che abbracci Corso Vittorio Emanuele, un poco quelle che erano le vie del commercio di una volta, una serie di azioni, per esempio, così come può accadere in quei famosi centri commerciali all'aperto, no? Un po' la disciplina dei centri commerciali all'aperto, dove non so se acquisti dal bottegaio che fa, non so, dalla biancheria fino al giocattolaio, si possa avere tra di loro si attivino della scontistica, insomma, in modo da incentivare sempre l'acquisto in quelle strade, in quelle zone, in quel centro. Questa potrebbe essere una prima cosa. Ci potrebbero essere, per esempio, noi abbiamo proposto in Consiglio Comunale ed è stata approvata all'unanimità la delibera contro lo spreco alimentare, che doveva prevedere una serie di incentivi a chi facesse in qualche modo, come dire, riuscisse a recuperare dalla propria vendita delle eccedenze, quindi, e così coinvolgere la Caritas, coinvolgere anche chi oggi non ha la possibilità, e questa gente deve essere premiata, merita degli incentivi. Io penso ci sarebbero tutta una serie di proposte. Bisogna partire, quello che manca è un tavolo permanente per il commercio. Se non partiamo da questo, se non ci sediamo veramente intorno a un tavolo e riusciamo a capire quali sono le problematiche, quali sono i reali problemi, di che cosa c'è bisogno, credo che ci troveremo sempre nella stessa situazione. Noi ringraziamo l'avvocato Paola Montesarchio. Vi ringrazio io. E speriamo che certe proposte vengano messe in atto per il bene del Paese, per il profitto, per l'economia e per il benessere collettivo e sociale. Grazie. Sono con il dottor Giulio Stompanato, consigliere comunale di opposizione di Acerra, nonché presidente dimissionario della Commissione per le attività produttive. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Isabella. Allora, la domanda sorge quasi spontanea. Noi abbiamo fatto una serie di interviste, abbiamo accolto le dichiarazioni da parte degli esercenti di Acerra. Voi, in quanto
tu, in quanto presidente della Commissione per le attività produttive, quali progetti avete messo in atto per incentivare quelle che sono le attività commerciali sul territorio? La mia è stata un'investitura netta come presidente della Commissione attività produttive, in quanto abbiamo lavorato tanto. Tutti i lavori che non hanno avuto seguito, perché io posso affermare con estrema chiarezza che gli interessi della maggioranza tozzano con quelli che sono gli interessi dei commercianti. Ci sono documenti depositati presso la Presidente del Consiglio del Comune di Acerra da cui si possono attingere notizie, sono quelle che io posso spiegare in modo inequivocabile. Come Presidente di Commissione abbiamo avuto tanti tavoli, abbiamo discusso tanto nella Commissione di cui ero Presidente, voglio specificare. Perdonami, da quanto tempo che non vi riunite? Noi in realtà, per quanto riguarda i commercianti, sin da subito, mi riferisco al Consiglio Comunale in cui io rassegno le mie dimissioni, non ci siamo mai più riuniti. Probabilmente si sarà riunito il Sindaco, ma io come consigliere comunale non ho mai avuto più notizie. Quindi questa è una domanda che demando al Sindaco, perché posso garantire rispetto al fatto che noi consiglieri non siamo mai più stati investiti. Io voglio però rispondere alla domanda che mi hai fatto poc'anzi. Come Presidente di Commissione sul tavolo ho avanzato diverse proposte e sono tutte proposte che non hanno avuto seguito per le motivazioni di cui ho parlato poc'anzi, come ad esempio la diminuzione dell'IMU e della Tari per tutti i commercianti che investono ad Acerra. In quella commissione la maggioranza letteralmente si alzò e disertò la stessa. Che dire, i commercianti sin da subito sono stati soffocati e il problema principale è la localizzazione della pista ciclabile. Sì, infatti questo è stato il motivo, un grande deterrente proprio per le attività e il profitto dei commercianti, ma non soltanto dei commercianti, perché poi abbiamo ascoltato anche i consumatori che veramente hanno grosse difficoltà anche a parcheggiare lì proprio sul tratto di Corso Vittorio Emanuele. Sì, è un'ubicazione discutibilissima quella della pista ciclabile della Cerra, perché il progetto della pista ciclabile è un progetto che è presente in tutto il mondo, in tutte le città green, ecosostenibili, e parliamo delle grandi metropoli. Voglio soffermarmi su questo ultimo termine, metropoli. Acerra non è una metropoli, Acerra è un paese a vocazione agricola in cui i commercianti devono essere aiutati. E non lo sono quando si parla di una pista ciclabile che in un certo qual modo funge da imbuto, chiude i commercianti. Hanno problemi che possono, si possono verificare ogni giorno, come ad esempio il carico e lo scarico merci. Ed è un problema grandissimo, riscontrabile tutti i momenti della giornata, anche perché Acerra non ha un'area di parcheggio che può accogliere i veicoli affinché camminino a piedi. Acerra non ha tutti questi servizi che possano rendere la pista ciclabile utile. Acerra è un paese che deve essere organizzato per poi assumere valore anche con una pista ciclabile, ma devo dire non quella pista ciclabile, perché la pista ciclabile è ubicata al Corso Vittorio Emanuele, per quanto mi riguarda la pista ciclabile che se fossi io il primo cittadino toglierei, senz'altro. Ma che tu sappia, ci sono state, a parte le proteste da parte, ma proprio da parte dei commercianti, ma c'è stata proprio la richiesta di eliminare anche la pista ciclabile nonostante sia stata installata? C'è stata questa richiesta? I commercianti hanno avanzato questa e non solo. I commercianti hanno avanzato tante richieste, tra cui quella di eliminare la pista ciclabile, che a mio avviso potrebbe essere eliminata anche rispettando le leggi, perché per quanto mi riguarda quella pista ciclabile potrebbe anche non essere legittima, potrebbe anche non essere a norma. Ma potrebbe o è? Guardi, io non sono avvocato, io ho letto la giurisprudenza da alcune fonti. L'articolo 6,4 del decreto ministeriale 557 del 30/11/1999 recita così: salvo casi particolari per i quali occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica della loro adozione ai fini della sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla conformità su aree di interesse, non è consentita la realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di marcia con corsie ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma stradale. Se poi aggiungiamo che al Corso Vittorio Emanuele, cioè che il Corso Vittorio Emanuele ha la presenza di diversi portoni
che non lasciano camminare il pedone o il ciclista per più di 30 metri il dato tratto. Quindi io penso, e non sono un avvocato, sono un piccolo economista, un emergente economista, che appunto questa pista ciclabile possa essere eliminata. Quindi penso che i commercianti potrebbero essere aiutati laddove ci sia l'interesse politico. Interesse che ad oggi, non parliamo di domani perché il domani è incerto, non c'è. Vabbè, che dire, penso che sia stato esaustivo in tutto e per tutto, e quindi che possiamo augurarci noi per i commercianti e soprattutto per le attività produttive a Cerrane? Io dico che i commercianti devono essere sereni, perché la serenità è la base di tutto, e trarre il meglio anche dal peggio in attesa di tempi migliori. Salvaguardare gli imprenditori, cioè i grandi commercianti, voglio dire, sembrerebbe anche abbastanza semplice, ma lungo il corso Vittorio Emanuele, nella zona del centro storico, ci sono le piccole botteghe, i piccoli esercenti che purtroppo già hanno subito il danno dei centri commerciali. Per quanto poi problemi di sosta, problema della pista ciclabile, queste piccole botteghe purtroppo sono destinate o a chiudere, ma sicuramente ad essere schiacciate da quelle più grandi. È sempre, il discorso è sempre lo stesso, quindi quelli sono gli esercizi commerciali che noi veramente chiediamo all'amministrazione comunale di tutelare, di salvaguardare, perché sono sempre state lì, hanno vissuto, almeno gli anni passati, da quello che mi è stato detto, anche con una... hanno vissuto bene, il profitto c'era, la crisi economica purtroppo è stata quella che è stata. Se poi a tutto questo aggiungiamo difficoltà proprio di tipo amministrative, io le vorrei definire proprio così, sì, allora difficoltà che sarei falso se dicessi che se l'amministrazione comunale volesse aiutare i commercianti, voglio dire, sarei falso se non fosse così. Verrebbero aiutati, perché l'amministrazione comunale può fare tanto. L'amministrazione comunale può fare tanto laddove ci siano interessi convergenti. Questa è la cosa di cui ho parlato all'inizio di questa discussione. Però io spesso e volentieri ho sentito parlare il nostro sindaco Raffaele Lettieri, sempre a proposito delle attività commerciali, cercando anche di incentivare il commercio e soprattutto di spingere le persone a vivere la nostra città, anche i forestieri, coloro che vengono dai paesi limitrofi, e quindi in un certo senso c'è questa intenzionalità. Sì, io posso affermare con estrema chiarezza che il sindaco Raffaele Lettieri sta facendo belle opere e belle iniziative per portare alto il nome di Acerra, ma qui stiamo parlando di commercianti. Ma stiamo parlando delle luci oppure del castello che sta avendo una funzione migliore? Noi stiamo parlando dei commercianti, gli stessi che, ribadisco ancora una volta, non sono stati aiutati e ad oggi non c'è nulla in essere affinché siano aiutati. Questo, cioè, che poi il sindaco sta lavorando bene, io non mi riferisco all'amministrazione ma mi riferisco al sindaco, non me ne vogliate, sta lavorando bene, non vuol dire che i commercianti stiano traendo i propri benefici. Non è così. I commercianti di questa situazione non stanno traendo i loro benefici. I commercianti di questa situazione possono semplicemente far trarre i benefici ai piccolini, ai propri figli, o che magari vanno per le strade e trovano illuminate le luci di Natale, che è una cosa bellissima, ma di certo alla fine il discorso è questo: quando uno apre la serranta, la apre con l'intenzione di guadagnare soldi per il soddisfacimento dei propri bisogni, cosa che non si sta verificando. Le carte parlano chiare, qui hanno chiuso diversi negozi, qui hanno chiuso diverse botteghe, quindi voglio dire, la domanda che mi hai fatto non è una domanda che posso rispondere nel modo in cui vorrei risponderti, perché sono due cose separate. Il fatto che ci siano azioni per Acerra non vuol dire che i commercianti ne traggono benefici. No, assolutamente, sono due cose distinte e separate. Noi chiaramente abbiamo chiesto anche delle dichiarazioni,
quindi un'intervista da parte del primo cittadino o dell'assessore all'urbanistica, e nonostante alcune sollecitazioni da parte nostra, in primo momento c'era stato il consenso a rilasciare una dichiarazione da parte proprio dell'amministrazione, poi evidentemente per motivi forse saranno oberati di lavoro, non lo so, ma non abbiamo avuto alcun tipo di risposta da parte dell'amministrazione comunale. In ogni caso, quando e se volessero rilasciare una dichiarazione, chiaramente noi siamo sempre qui a loro disposizione. A noi non ci resta che salutare gli amici di Campania Felix e augurandoci che ormai siamo a ridosso del Natale, quindi auguriamo un buon Natale a tutti, ma soprattutto ai nostri commercianti, affinché poi nel 2020, come hai detto tu Giulio, lo spirito, ecco, la speranza che sì, poi possa veramente cambiare e che possano vivere bene, perché è giusto che vivano bene, che viviamo bene, perché poi cercare di incentivare quella che è l'economia locale, io credo che porti beneficio alla collettività intera. Grazie.